a fotocopia a quelle del precampionato? No, questo no, bisogna essere sinceri. Noi finché non abbiamo preso il gol siamo stati una squadra diversa a quelle amichevoli che abbiamo fatto, ti ripeto che in cui ci siamo portati più incertezze che certezze, soprattutto per la fase di possesso. Invece stasera, pur avendo una sconfitta che brucia, che non ti fa star bene, però finché non abbiamo preso il gol la squadra sarà comportata bene, perché non avevamo subito niente se non che due disattenzioni che avevamo regalato la palla e niente. E poi c'è stato il gol annullato per fuorigioco, che magari se invece di essere fuorigioco fosse stato buono, la partita poteva prendere un'altra piega, ma ciò non vuol dire che se si vinceva eravamo bravi, se abbiamo perso siamo asi. Noi siamo questi, in questo momento la situazione è questa, bisogna guardarci, guardare la realtà e cercare di soffrire, lavorare e venire a capo di questa situazione abbastanza difficile. Le chiedo due cose in base a quello che ha detto lei. Come si viene fuori da questa situazione? Se basta solo il lavoro da fare in vista di Terni, quindi del 23 esordio in campionato, o se serve un sostanzioso intervento sul mercato? E poi le chiedo se è contento della proposizione offensiva che ha fatto il Pescara, al di là del gol annullato o meno. Allora, te l'ho già detto anche ieri in conferenza. Io ci riprovo. Vabbè, ci riprovi, ma il cervello non lo so mica ancora bevuto. Il mio cervello è questo. Ti ho detto, noi siamo questi, bisogna accettare per quelli che siamo. In questo momento siamo un brutto anatroccolo che fa fatica a stare a galla, però non ci dobbiamo arrendere, dobbiamo essere orgogliosi, ci bisogna metterci sempre il cuore in tutte le cose. Poi è normale che quell'ora che siamo riusciti a stare in campo rispetto a quelle altre partite abbiamo fatto un passo gigantesco, perché in quelle altre partite eravamo anche abbastanza noiosi in possesso palla. Invece stasera per un centimetro, insomma le situazioni sono state create, c'erano i presupposti per fare il gol come è arrivato, che poi appunto era fuori gioco, pazienza. Quello che non ci sta è che preso il gol abbiamo perso l'entità, cioè ci siamo demoralizzati, non siamo riusciti a creare più una situazione pericolosa come avevamo fatto fino in quel momento, e qui ci deve stare la riflessione, qual è il motivo, il perché, e noi bisogna, come ti ripeto, al di là del lavoro bisogna capire anche le nostre idee, se sono giuste con questi tipi di giocatori. Messaggio chiaro, le do l'auricolare per una domanda da studio del nostro Massimo Profeta, eccolo qui, glielo metto io mister e poi chiudiamo. Massimo. Ma sostanzialmente insomma mi viene da pensare, mi viene da considerare quello che ha detto poc'anzi lei, a confermare, cioè serve il lavoro a questa squadra, perché oggi effettivamente nella prima, io sono d'accordo con lei, perché poi tra l'altro anche nel primo tempo ci sono stati quei 10 minuti in cui il Pescara sembrava essere anche cresciuto, diciamo dal punto di vista proprio del possesso palla e anche della pericolosità. Quindi come dice lei, insomma, bisogna aspettare tempi migliori solo lavorando. È chiaro che però, come dice il collega Enrico Giancarli, i rinforzi sono necessari, indubbiamente. Ripeto, ma io ho fatto una premessa ieri e ho detto, io non devo ragionare come ragiona un allenatore, perché se ragionavo come ragiona qualsiasi allenatore, avendo anche una certa età, avendo visto la situazione che c'era qui a Pescara, uno dice, ma chi me lo fa fare? Sto volentieri a casa con la famiglia, me ne sto a fare il pensionato. Ma siccome io ho sentito e sento una grande attrazione per questa città e per questa squadra, e mi butto in questa avventura e ci metto la faccia e devo cercare di venire fuori cercando l'orgoglio, cercando le qualità, giocatore che tutti ce l'hanno però in certi vaniscono, e io devo cercare di farle raffiorare e non mi devo arrendere, devo solamente credere in quello che faccio.